Continuiamo il nostro restauro. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, seconda parte del video in cui restauriamo quel quadretto che ho salvato da un'opera più grande, quella porzione di quadro che ho salvato da un'opera più grande. Abbiamo visto la pulitura del retro e la velinatura nella prima fase, adesso continuiamo. Continuiamo con due operazioni importantissime, la fermatura del quadro, cioè il consolidamento del supporto della pellicola pittorica dal retro, è l'intelaiatura nuova del quadro, cioè la posizione della tela così volante su un telaio. Allora spostiamoci là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per la nostra fermatura della tela, dell'acqua calda, molto calda, nella quale metteremo a disciogliere della colla di coniglio. Non vi dico le quantità perché dipenderanno dall'ampiezza del vostro quadro. Per la fermatura però la colla di coniglio mi serve allungata con un 30% del suo volume, quindi inserisco all'interno della colla preparata con 1 litro d'acqua, 100 g di colla di coniglio, 100 g di aceto bianco, inserisco alla proporzione 1/3 della misura che ho preso. A questa stessa mestica, quindi alle proporzioni naturalmente che saranno ridotte, aggiungerò un po' di miele o di melassa. La ricetta originale prevede la melassa, io non ce l'ho, non la comprerò per fermare un quadro così piccolo, perché le melasse sono in barattoli grandi, quindi userò il miele, un bel miele pastoso grezzo, diciamo così, e poi due penne LS e questa grande per la fermatura. E adesso mescolo un po', un cucchiaino di melassa o miele alla mia colla. La lascio attaccata al cucchiaino e la faccio tirare così dalla colla. Questa ci servirà per fermare il quadro sul retro. Nel video precedente abbiamo velinato la nostra pellicola pittorica, abbiamo pulito a bisturi, quindi meccanicamente, tutto il retro della nostra tela. Adesso dobbiamo fermarla. Abbiamo fatto una miscela di colla di coniglio diluita al 30% con un cucchiaino di melassa. Io non avevo la melassa, quindi ho usato del miele grezzo, potrebbe essere un degno sostituto. Il miele serve per rendere più elastico il composto, quindi immergo il mio pennellino e con mistura tiepida a bagnomaria non faccio altro, sempre dal centro verso l'esterno, che passare, dopo aver naturalmente rimosso con un aspirapolvere le tracce della polvere che ho fatto pulendo il retro, quindi passare tutto il retro con un quantitativo di colla che bagni la tela ma che non la imbibisca troppo, quindi bagnata sì ma non inondata, sempre dal centro verso l'esterno, schiacciando bene sul pennello per far penetrare la miscela. Questa operazione, essendo fatta con un liquido tiepido, farà rinvenire lo stucco di preparazione che c'è sotto la tela, lo fortificherà perché la colla di coniglio fornirà ulteriore tenacia a quello stucco e quindi lo stucco tirerà nuovamente la pellicola pittorica. La pellicola pittorica poi non verrà a spostarsi perché precedentemente naturalmente l'abbiamo velinata, quindi non fate mai questa operazione senza aver messo una buona velinatura al vostro quadro, perché sennò la pellicola pittorica cretterebbe, cioè si spaccherebbe tutta, perché la colla di coniglio ha un forte tiraggio nel momento in cui secca, motivo per cui abbiamo messo la melassa.
Vedete, dovete bagnarla tutta uniformemente, non devono esserci tracce di più bagnato, meno bagnato, in modo che al momento dell'asciugatura la tela tiri tutta nella stessa maniera. Questo passaggio va fatto tenendo sempre la mistura a bagnomaria in acqua molto calda. Lavoriamo per far assorbire. Questa tela non ha bisogno di essere rintelata, cioè non ha bisogno di una tela di supporto, quindi non ha bisogno di essere rifoderata, non ha bisogno di una tela di supporto che la sorregga, basterà la fermatura. Se invece la tela avesse dei buchi, degli strappi o una sgranatura, allora sarebbe meglio rifoderare la tela. La foderatura di un quadro è un passaggio molto complesso che in futuro sicuramente vi spiegherò, ma prima dovete prendere dimestichezza con le parti più semplici del restauro dei quadri. Una foderatura ha bisogno di una conoscenza più ampia della materia, quindi in video preferisco farvi vedere solamente le cose che potete fare voi con la minima possibilità di arrecare danno alle vostre cose. Per operazioni più complesse come la foderatura rivolgetevi sempre ai professionisti. Io ve la farò vedere in futuro, non ve la spiegherò per filo e per segno perché non è una cosa che se non siete restauratori potete fare da soli, ma ve la farò vedere per farvi rendere conto del lavoro che il vostro restauratore farà sui vostri dipinti. Molto spesso si vede un dipinto restaurato e sembra che sia un lavoro da poco. Invece proprio farvi vedere queste operazioni, anche se mai attenderete a un lavoro di questo genere, serve anche per divulgare la cultura del restauro e per far sì che anche voi, quando andiate dal restauratore, alla fine del suo lavoro non gli chiediate una riduzione sul prezzo, che è una cosa che fa molto arrabbiare i restauratori, sappiamo, fa arrabbiare tutti, ma i restauratori che vi consegnano un pezzo che dopo il loro intervento amplifica la portata del valore del pezzo stesso, quindi dovete capire che andare da un restauratore è fare un investimento, no? Perché voi portate un pezzo che vale 50 allo status quo, poi il restauratore, se è bravo, ve ne restituisce uno che vale 200 e voi gli chiedete molto spesso lo sconticino. Questo fa andare veramente in bestia i restauratori e hanno ragione. Dico hanno perché io faccio i patti avanti, prezzo finito, tot, e non mi si deve chiedere nessun tipo di sconticino, se no perdo il cliente molto volentieri, nel senso poi non accetto più pezzi di quel cliente, io sono molto cattiva. No, non mi piace mercanteggiare, è una parte di ogni lavoro che ho detto. Io se pago un prezzo pago l'intero, quindi quando vengono da me voglio l'intero, non è che se vado alla Lacoste in tempi non di saldi e prendo una maglietta poi posso andare alla cassa a chiedere lo sconto, quindi non capisco se dato un prezzo poi mi si venga a chiedere lo sconto. Una volta bagnato tutto il retro della tela con un pennello asciutto faccio permeare ed elimino l'eccesso di colla. La fermatura è completata, lasciamo asciugare completamente all'aria, quindi senza nessuna sorgente di calore vicina, quindi continueremo dalla parte anteriore del dipinto il nostro restauro. Ci vediamo a fermatura asciutta. Asciugata totalmente la fermatura del quadro, guardate che bello il retro pulito e fermato, proprio si vede che è asciutto, pulito. Adesso giriamo la nostra tela e procediamo con l'intelaiatura su telaio.
Come vedete, il telaio è molto più piccolo della tela, perché il quadretto che ho deciso di fare è più piccolino, prendendo proprio le sezioni auree di questa tela un po' più grande, che ricordo non è abitudine mia tagliare tele, ma era andata distrutta per metà, quindi ho salvato il salvabile. Prima di passare all'intelaiatura, vorrei farvi notare una cosa per scegliere al meglio i telai. Scegliete sempre telai che abbiano il bordo esterno rialzato, vedete? Perché così facendo, quando la tela perderà tensione, sarà più difficile che sbatta sul battente interno, e questo farà sì che la tela non perderà la pellicola pittorica lungo tutto il battente interno quando farà vela su di essa. Noi comunque tenderemo bene la tela e per molti anni questo problema non sussisterà. In più ci aiuteremo montando la tela senza i perni e lasciando i perni molto lenti, in modo che tra un annetto potremo tirare di nuovo la tela battendo i perni e tendendo il telaio bene, ma poi vi mostrerò tutto. Adesso cominciamo. Come si intela sul telaio una tela? Innanzitutto dobbiamo decidere quella che deve essere la porzione che vogliamo in evidenza. Con una matita segno sulla velina quello che voglio sia la mia porzione di quadro in evidenza. Siate leggeri quando passate la matita. Benissimo. E adesso cominciamo a montare il nostro quadretto. Prendiamo gli angoli e facciamoli coincidere con i nostri segni. Quindi abbassiamo il primo lembo di tela e qui sentirete scrocchiolare, è normalissimo. Questo avviene in questo caso perché anche i bordi del mio quadro hanno pellicola pittorica che si comincia a frantumare. Qui avrete bisogno di un aiutante, il mio lo conoscete già. Saluta aiutante. Ciao. Metto una sellerina, un primo chiodo qui, martello, non la inserisco tutta, ok? Ne metto tre, una vicina all'altra. Perché ne metto tre e non una sola? Perché una sola, nel momento in cui tendo dall'altra parte, strapperebbe il quadro. Invece allargo la superficie di presa in maniera tale che quando giro, quando capovolgo il quadro e piego dall'altra parte, questa porzione è abbastanza ampia da reggere il contraccolpo senza fare strappare la tela. Metto un qualcosa a protezione del supporto perché qui ho le capocchie dei chiodini che fuoriescono, se no graffiamo il piano da lavoro, e tiro verso l'esterno la tela. Tirare la tela non è così semplice, occorrerebbe una pinza tenditela, che è una pinza lunga che prende la tela e fa sì che si possa tirare all'infuori. Io non ce l'ho, no, uso una pinza normale. Piego la tela in eccesso che non mi serve, prendo e tiro facendo leva sul telaio. Ok, una volta raggiunto il grado di tensione desiderato, anche qui metto tre chiodi, ma non fino in fondo, e voilà, sono tre anche dall'altra parte. Adesso giro il quadro e piego la porzione superiore e inferiore, quindi in questo caso faccio così, voilà, e tiro e fisso qui al centro, al solito senza inserirlo tutto e facendo affiancare da altri due chiodini, uno a destra e uno a sinistra, ad una distanza di 1,5 cm. Lo stesso passaggio per tutti e quattro i lati. A questo
punto fisso a destra e a sinistra con un altro chiodo qui e uno qui, quasi alla fine. E questo lo inchiodo tutto. Stessa cosa faccio da questo lato. Dove è possibile usate sempre i chiodini originali come sto facendo io. Facciamo la stessa cosa su tutti i lati. Adesso metto i chiodi in mezzo tra quelli che ho piantato, più o meno tutti equidistanti. A questo punto vi faccio vedere come piego l'angolo. Automaticamente avrete questo davanti, non farò altro che spingere in dentro il più possibile la tela, così, e fissarla con un chiodino. Potreste o inchiodare il retro della tela qui, benissimo, e l'intelaiatura è completa da tutte le parti. Adesso ci sono alcuni angolini sprovvisti di chiodino. Bene, apponiamoli pure su questi, che sono in pratica i contrari della piegatura della tela. Mentre ci siamo, vi faccio vedere anche come inserire i cunei sul retro della tela, anche se io per adesso vi consiglio di non metterli, ma sempre dopo la fine del restauro o addirittura qualche mese, qualche anno dopo. Allora, vi faccio vedere. Vedete che hanno questo lato a freccia? Bene, questo margine deve seguire il telaio, quindi sarà messo così e così. Nel momento in cui li apponete potete decidere il grado di tensione, quindi con un martello picchiate, io qui picchierò pochissimo, una tela ben tesa. La mia ancora balla un po' perché non li ho tirati al massimo, ma io li tirerò al massimo alla fine del restauro, una volta che tutte le operazioni di restauro saranno finite. Bene, per oggi ci fermiamo qua. Se anche questo video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione. E adesso chiacchieriamo un attimo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Bene, anche queste operazioni sono belle fatte, nulla di trascendentale, avete visto? Però sono operazioni fondamentali per far sì che il nostro quadro viaggi nel tempo. Una tela lasciata troppo a lungo senza il suo telaio perde di tensione, quindi provocherà questo lo scollamento della pellicola pittorica. La tensione del quadro, dopo aver ben fermato la tela, garantisce appunto che il quadro, stando bene in tensione, riesca a mantenersi sempre lì dove deve rimanere. Ci vediamo al prossimo video per le fasi successive, la svelinatura e la pulitura del quadro. Vi aspetto numerosi. Se volete vedere presto questo video, lasciate tanti like e tante condivisioni. Io vi aspetto sempre anche su tutti i miei altri social, Instagram, Facebook, ma anche sui miei altri due canali YouTube, Ombretta e Due Cuori Una K. Venite e iscrivetevi in tutto il mio universo web, vi aspetto numerosi, ma soprattutto vi aspetto sempre qui per continuare insieme il nostro lavoro. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!